Io ho iniziato la mia presentazione dicendo la leggenda continua, perché noi Torre del Greco ha bisogno di Ciro Borriello e noi crediamo in lui, quindi lo sosterremo veramente in tutto e per tutto. Noi pensiamo appunto a lottare, a combattere e a farcela su questo campo. Siamo persone per bene anche noi, lo voglio sottolineare, perché sento al centro-sinistra che parla soltanto di persone per bene. Voglio dire, io non mi sento una delinquente, sono una professionista. E tutti quelli con me nella mia lista e in tutte le altre liste, le liste insomma, sono dei professionisti, sono persone che comunque di diverse età e comunque competenti nel loro campo. Ci sono ex consiglieri, coordinatori appunto di liste, insomma persone che comunque hanno sempre lavorato per il territorio. Parliamo invece del programma, quali sono i principali punti programmatici? I punti programmatici riguardano appunto i vari settori, quelli un po' più nevralgici, il settore politico e sociale, il settore giovanile, per non parlare appunto della spazzatura, è il settore spazzatura lo chiamerei, perché è giusto che sia così, bisogna affrontarlo nuovamente, la città è caduta in questi ultimi anni di malagestio veramente in basso e quindi bisogna ritornare a lavorare per il territorio per bene. Siamo tutti qui presenti per Ciro Borriello, che è una garanzia, è l'uomo del fare, puntiamo tutti su di lui e gli staremo vicino sia prima che dopo la campagna elettorale. Lui ha iniziato questa convention facendoci vedere delle immagini agghiaccianti di una discarica a cielo aperto, dove lui si è impegnato in prima persona e chiunque al posto suo si sarebbe comportato come lui e prendersi tutte queste grandi responsabilità per salvaguardare i torresi. Questa competizione elettorale la vedo che si preannuncia in maniera molto aggressiva. Intanto Ciro è l'uomo del fare, è l'uomo che può essere e deve essere per Torre del Greco. Inizia ufficialmente la campagna elettorale del centrodestra, Centrodestra Unito a Torre del Greco. Con la coalizione sicuramente parleremo, sarà una campagna elettorale intrinseca di contenuti per la città e soprattutto a supporto di quelle che sono le realtà culturali, le realtà economiche cittadine, con uno sguardo rivolto anche alla periferia. Dovremmo perseguire quello che è stato fatto negli ultimi anni per quanto riguarda la pubblica istruzione, dove si è lavorato bene, la cultura e gli eventi, e soprattutto dare spazio alle periferie della città solitamente mortificate. Cercheremo comunque di porre in campo tutte quelle che sono le attività inerenti al recepimento di quei fondi del PNRR e fare in modo che appunto Torre del Greco non perda questo treno che è importantissimo per il futuro della città. 14 e 15 maggio sono due giornate in cui si fa la differenza. Io sono venuta qui appunto per appoggiare Ciro Borriello in questa avventura e come dice il motto della città di Torre del Greco, post fata resurgo, e questo è il mio augurio per il sindaco e per la città: dopo le difficoltà si risorge. Dunque, perché scegliere e votare Ciro Borriello? Perché è una persona che ha fatto già tanto per la città e che è un professionista affermato che fa qualcosa, che ha nel suo programma soluzioni concrete per la città di Torre del Greco, perché ha dalla sua il governo nazionale, quindi un rapporto diretto con i ministri, i senatori e i deputati della Repubblica, e questo è molto importante perché significa avere degli interlocutori che ti possono dare delle risposte concrete quando poni delle questioni.